Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un Get Ready With Me con uno dei make-up occhi che ogni volta che faccio mi chiedete su Instagram, quindi eccolo qui. Intanto vi ho fatto anche un update di come sto facendo la base in questi ultimi giorni. Vi ho fatto vedere praticamente tutti i prodotti nuovi che sto utilizzando in questo periodo, la mia nuova combo skincare e fondo, mascara, prodotti di Charlotte Tilbury che vi avevo fatto vedere nel video haul che vi metto nelle schede, l'Unlocked Ghost di Hourglass, di cui abbiamo già parlato nel video dedicato che vi lascio sempre nelle schede, ma adesso la vedete all'opera. Poi la mia nuova bimba, la palette di Anastasia per Jekyllina con questi colori meravigliosi. Vi lascio il video. Vi ho parlato durante il Get Ready With Me, non volevo parlarvi perché volevo farvi un po' un video comparazione, però poi ho pensato che magari riuscivo a parlarvi dei prodotti proprio mentre li applicavo, altrimenti alcune cose non me le sarei sicuramente ricordate. E restate fino alla fine perché poi vi faccio le mie pagelle, cioè vi dico quali prodotti comunque sto usando che mi piacciono tantissimo e quali prodotti invece non ricomprerei. Vi lascio il video. Ho applicato la mia skincare routine, userò questo fondotinta qui, così lo rivedete in azione, è l'Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury, ma lo vado a rendere meno pesante, quindi lo alleggerisco utilizzando il nuovo siero, sempre di Double B, questo è il siero viso nutriente che è appena uscito, è proprio un'uscita di questi giorni. Voi sapete che è un marchio che io amo molto, mi trovo molto bene con tutti i prodotti suoi, però faccio una cosa, quindi lo metto, ne metto una quantità così molto piccola e poi prendo il siero. Adesso faccio un disastro, no, una, due gocce, quindi lo diluisco un pochino, poi se mi serve altro prodotto lo mettiamo. Sa che mi servirà, mamma che buono questo profumo. Anche perché uno degli utilizzi di questo siero è appunto questo, quindi può essere miscelato insieme al fondotinta e lo stendo con il pennello. Mi piace perché ti dà, lo ammorbidisce, che è comunque un fondotinta, quindi ve ne avevo parlato nel video review specifico su tutto l'haul che avevo fatto sul sito di Charlotte Tilbury, però poi ho avuto modo di testarlo ancora, quindi di provarlo un po' di più, e vi devo dire che sì, è un fondo che fa questo effetto flawless, quindi uniforma e copre moltissimo, ma allo stesso tempo da tutti i giorni può essere anche un po' pesantino. Sapete che io amo comunque le coprenze più, più leggere per un uso quotidiano, e facendo questo mix di fondo e skincare devo dire che mi piace ancora di più. Già era un fondo promosso, adesso ancora di più. Se vi state chiedendo se il fatto di utilizzare comunque un olio, quindi un siero, alteri la durata del fondo, comunque per una pelle mista, la faccia lucidare di più, no. Nel mio caso, no. Poi prendo lo Studio Finish di MAC e uso questo più pescato, che è l'NW25. Ma solo da utilizzare dove ho l'occhiaia più scura, perché voi magari non lo vedete perché le luci aiutano, però in realtà l'occhiaia c'è, quindi lo presso un attimo. Il mio Magic Away Concealer, sempre di Charlotte Tilbury. Ok, è quello che
che devo fare subito è però fissare la base. Utilizzeremo la nuova palette Ghost di Hourglass, che è questa palette con 6 cialde per il viso e che ha all'interno la dim light, che io però ho in full size, quindi per comodità, visto che mi sono ricordata di avere questa palette, la utilizziamo. La prendo con il pennello da setting brush di Real Techniques e prendendola con questo pennello un pochino più piccolo vado a fissare subito il contorno occhi. Attenzione ad usare questa polvere come cipria su tutto il viso perché è un po' scuretta, quindi secondo me su alcuni incarnati può risultare, può alterare il proprio colorito. E poi con un pennello più grande prendo sempre la dim light e vado a fissare la mia base. Ok, pettino le mie sopracciglia, vado a togliere un po' di fondotinta che ci ha finito sopra e le definisco un attimo, le scurisco leggermente con questa che è la Dior Show Brow Styler matita per sopracciglia nel colore 002 di Dior. Se vado di fretta salto questo step perché mi basta un po' di mascara per sopracciglia colorato, se mi trucco di meno e quindi uso magari solo il correttore messo qua e là e poi vado a utilizzare tutto il resto, quindi faccio una base molto molto leggera, non lo uso. Metto un po' di primer per gli occhi e questo è il lid primer di Smashbox, ma veramente pochissimo, anche perché useremo una palette che ha un'ottima durata per quanto riguarda le polveri. Però nel frattempo un po' di primer, non si sa mai. Ok, finisco la base prima di passare agli occhi. Utilizziamo adesso la Ghost, che in realtà avremmo già utilizzato se io non avessi avuto la full size della dim light. Allora, qui abbiamo la dim light, la... aspettate che non leggo al contrario... Diffuse Light, che è un'altra cipria che va a ricreare proprio l'effetto di luce diffusa, particolarmente indicata proprio per la zona del contorno occhio, comunque tutte quelle zone che vogliamo illuminare. Poi abbiamo uno Strobe Highlight, che non è il mio genere di illuminante preferito, però comunque il suo lavoro lo fa, è molto molto delicato, tanto oggi lo usiamo, perché usiamo solo questa. Il prodotto che usiamo come contouring barra terra per scaldare tutto il viso, che è il Bronzer Eternal Bronze Light, e abbiamo due blush, noi utilizzeremo ovviamente questo, che è quello poi più simile al colore di blush che utilizzo tutti i giorni. Prendiamo subito un po' di illuminante, userò solo questo pennello che è un pennello angolato di DoColor. In realtà ne ho anche un altro simile di Dior, sono i miei pennelli, il genere di pennello preferito, e vado proprio ad illuminare questa zona, vedete? Io lo vedo. Illumina, diffonde, ma non è un illuminante di quelli strong. Perle riflettenti, assolutamente no, è proprio per un look molto naturale. Prendiamo il bronzer. Ah, una domanda che mi fate spesso, non so perché me la fate molto spesso su Instagram, ma con che pennelli usi? Allora ragazzi, è ovvio che adesso avendo una cialda più piccola io devo utilizzare dei pennelli più piccoli, quindi se di solito il blush lo utilizzo con questo pennello, con questa palette non è il caso, quindi cambierò pennello, prendete dei pennelli più piccoli. Sembra una risposta scema, però è una domanda che mi fate, quindi ok, andiamo direttamente col blush. Ve lo dico come si chiama questo, si chiama
Strobe Blush. Sì, è lui. Iridescent Rose. No, mi sembrava più il nome per questo, però non so. Quindi, cioè, ne basta pochissimo perché ha già prelevato abbastanza colore. Io non soffio sui pennelli. Non soffiate sui pennelli perché non lo trovo igienico. Boh. Scaricate se ne avete preso troppo. Oh. Io ho sempre una tovaglietta quando mi trucco e quindi faccio così sulla tovaglietta. Ecco qua, quindi questa è la palette. Io amo queste palette, ma ne abbiamo già parlato troppo. Passiamo a lei. Passiamo alla mia bimba, la prima palette di Anastasia Beverly Hills che ho. Ho voluto lei perché ci sono dei colori che mi piacciono tantissimo. Questa è la Jackie Ann, la palette in collaborazione con Jackie Ann. Quindi abbiamo un pennello, adesso ve la apro, ve la faccio vedere. Un pennello che non utilizzeremo e tutti questi meravigliosi, meravigliosi colori. È in linea con quello che mi piace. Questi sono tutti i pennelli che mi serviranno. In realtà io poi utilizzerò qualcos'altro anche, ma potrei fare tutto tranquillamente con questi tre, iniziando con un pennello da sfumatura abbastanza grande. Per andare a cucciare, a prelevare proprio in questo modo un pochino di ginger. Nella piega e anche un po' nella palpebra fissa. Comunque lo userò come colore di transizione. Con un pennello un po' più piccolo prendo sempre ginger. Vedete, io ho appena toccato le cialde, sono super scriventi, però allo stesso tempo io non ho mai avuto problemi di fallout, cioè non mi sono mai dovuta ritoccare poi con correttore perché magari anche utilizzando un colore più scuro la polvere mi si era tutta, no, quindi ho fatto la base tranquillamente, altrimenti se avessi avuto una palette, tra virgolette, pericolosa, che andava poi comunque a sporcarmi tutta la base, avrei fatto il contrario. Però io generalmente non amo neanche quelle palette perché preferisco comunque sempre fare la base, perché a livello ottico visivo io devo vedere già tutto sistemato, se no io non riesco veramente a truccarmi. Devo avere una visione di insieme completa. Quindi abbiamo appunto applicato ginger come colore di transizione, come base. E poi con questo pennello qui, che è un pennello, non so se riuscite a vederlo, angolato ma comunque morbido, non è un pennello da definizione perché comunque è grandino, prendo il color Edges, che è questo ruggine. E vado ad applicarlo nella parte finale. Dividete mentalmente la palpebra mobile in tre, quindi noi l'applicheremo nella terza parte, che è questa finale, e poi anche nella prima, che è quella iniziale, lasciando lo spazio centrale libero. Poi prendiamo il pennellino invece più piccolino, aspettate che ho troppe cose, ok, quindi un pennello fatto così e prendiamo questo marrone caldo, molto scuro, che si chiama Credit, per andare ad intensificare l'attaccatura qui delle ciglia. E poi, sempre col pennello col quale abbiamo applicato edges, scusate, quindi ruggine, vado a sfumare. Quindi applico e sfumo finché non arrivo all'intensità che voglio. Stessa cosa faccio nella parte sotto.
Risfumo sempre col pennello col quale ho applicato Ginger. Sì, Ginger, però non ho più preso prodotto. Lascio appunto il pennello scarico, anche se un pochino di prodotto c'è ancora, per andare poi a sfumare tutto insieme. Ok, quindi abbiamo fatto questa sorta di smoky, no, quindi in realtà questa sorta di sfumatura, ma non troppo pensata. Il pezzo forte è questo ombretto. Il pezzo forte è Sponsored. Adesso ve lo faccio vedere. È un duochrome bellissimo. Cioè, l'ho appena toccato, eh. E lo applicheremo con un pennello piatto. In realtà, prima vado col pennello, ma poi lo picchietto col dito nella parte centrale. Quindi nello spazio che abbiamo lasciato vuoto. Adesso con un pennello qualsiasi di quelli che abbiamo usato, vado semplicemente a sfumarne i contorni. Lo riprendo col dito perché riesco ad avere più colore pieno e lo picchietto sopra. Potrei dirvi che è finito qua, invece no, riprendo un po' degli altri colori semplicemente per ricreare la sfumatura sia iniziale che finale, che comunque si è tolta con questo colore. Ok, quindi ho fatto anche l'altro occhio, adesso poi vi metterò delle immagini da vicino per farvi vedere come viene il risultato finale. E da questa palette in realtà potremmo utilizzare anche un ombretto punto luce tipo questa, però in questo caso non mi va. Preferisco prendere dalla palette di Hourglass questo colore centrale che è Diffuse Light, la polvere per il viso, con un pennellino più piccolo per andare ad illuminare questa zona, quindi a schiarirla un po', ma base per il mascara e mascara. La base per il mascara la conosciamo da anni, è la Dior Show Maximizer 3D, quindi la base per mascara di Dior. E invece proviamo poi il Kush di Milk Makeup, che ho preso nella versione mini taglia, che trovate in negozio da Sephora o online, perché ero curiosa di provarlo. Lo paragonavano al NARS Climax, che è un mascara che io ho provato e non mi è piaciuto assolutamente. Per me è un mascara bugiatissimo, il Climax di NARS. E quindi, dato che c'era la mini taglia, ho detto: sai che c'è? Proviamo la mini taglia. Uso la base bianca, non per enfatizzare in questo caso l'effetto del mascara, perché magari non mi piace, ma semplicemente perché è un mascara che su di me stampa. Quindi, con la base, riuscendo a fissare bene il mascara, evito l'effetto ragnatela stampata sugli occhi, anche se comunque un po' mi si stampa. Meno, ma è un mascara purtroppo che stampa. Allora, l'applicatore è questo in setola. Dalla mia pochette che tengo in borsa, mamma mia, è rovinatissima, prendo la mia combo della vita. Vi avevo detto sempre nel video review di Charlotte Tilbury che avrei usato sempre solo questi prodotti, ed è vero. Matita e rossetto Pillow Talk di Charlotte Tilbury.
Questo è il risultato finale. Io ci metto un quarto d'ora facendo tutto. Pagella finale. Allora, assolutamente sì, promossa questa combo per la base. Quindi, Siero Viso Nutriente, che è un prodotto multitasking, come vedete io l'ho utilizzato nella mia makeup routine, ma lo utilizzo anche nella skincare routine. Magari quando avrò finito di testarlo un po' di più, me ne parlerò anche in un video dei preferiti sulla skincare. E lui è un promosso sia con questo che senza. A seconda della copertura che voglio, riesco ad utilizzarlo come preferisco. Il correttore, vabbè, lo Studio Finish lo conosciamo, è un correttore che mi piace da sempre, è uno proprio dei miei preferiti. Questa è la palettina con le due tonalità, però appunto potete trovarlo anche singolarmente. Mi piace, neutralizza bene, è un correttore che ho utilizzato anche nella zona del contorno occhi. Se avete il contorno occhi troppo segnato, troppo secco, non va bene. Se ce l'avete normale è perfetto, molto coprente. Parliamo un attimo del Magic Away, che è il correttore di Charlotte Tilbury. Allora, io veramente ne ho sentito parlare molto bene, lo volevo provare a tutti i costi, volevo provare lui e non l'altro correttore che hanno in gamma, però io ho un problema con il pack. Odio la spugnetta, si sporca, è molto prodotto, secondo me va sprecato proprio per questo pack così poco pratico, ed è molto molto dispendioso proprio a livello di prodotto. Cioè, io mi accorgo che a volte vado proprio a pulire tutto intorno per prendere più prodotto, e quindi il pack non mi piace. Però è un correttore che, devo dire, uso con piacere, soprattutto quando voglio usare solo il correttore come base. Magari, se vi può interessare, un giorno ve lo faccio il get ready, 5 minuti, però devo avere più di 5 minuti, perché quando ho 5 minuti non ho tempo poi di filmare. E mi piace molto sul viso, mi piace perché si stende bene, è un correttore coprente, ma allo stesso tempo rimane luminoso. Sulle occhiaie non ha questo grandissimo potere uniformante, soprattutto se avete un'occhiaia scura. Infatti, come vedete, io nei giorni in cui ho un'occhiaia un po' più pronunciata utilizzo comunque sempre un correttore aranciato, proprio perché questo da solo se no non ce la fa. Però mi piace, lo ricomprerei? No, lo finirò, lo userò con piacere, ma non lo ricomprerò. Poi, cosa abbiamo utilizzato di nuovo che vi poteva... vabbè, questa vi rimando al video. Mi è piaciuta la Dim Light, è una cipria che avevo da anni e la uso appunto adesso con piacere. Come vi dicevo in quel video, sono delle polveri adatte a chi comunque ama un finish luminoso. Io non mi sono opacizzata, non ho creato una base matte, sicuramente luciderò un pochino di più, anche perché ho utilizzato l'olietto, quindi magari un po' di più a fine giornata sarò più lucida, luminosa, però io mi tampono e l'effetto luminoso sulla pelle mi piace. Sono in un momento della vita in cui mi piace. La palette Ghost di Hourglass, come ho amato l'Unlocked, amo questa. Costa abbastanza, però la ammortizzate, ma dovete però amare questi toni e questi colori. Cioè, questa per me è la palette perfetta da viaggio. Come avete visto, io la sto utilizzando proprio per cipria, contouring, illuminante e blush, quindi è ovvio che io vado ad ammortizzare la spesa, perché nel lungo periodo la utilizzerò molto. Ora, lasciate stare che io ho utilizzato la full size, ma solo per una questione di praticità di pennello. Ma se vado in viaggio, se vado in vacanza, se vado via un weekend, se mi devo fare la make up bag perché la voglio a portata di mano, utilizzo la cipria che c'è qui. Quindi per me è una palette promossa. Come una palette promossa che ricomprerei, la J.K. Aina di Anastasia Beverly Hills. Mi piacciono tutti, io faccio, l'ho utilizzata più o meno in tutte le sue tonalità. Vabbè, c'è qualcosa che non ho toccato, tipo questo, perché comunque il viola non è fra i miei colori, però tutti gli altri li ho utilizzati. La ricomprerei? Sì, secondo me è una bellissima palette proprio a livello cromatico, cioè riusciamo a fare dei make-up molto carini. È ovvio che non è una palette completa, perché non abbiamo un nero, non c'è un colore chiaro
opaco, comunque luminoso, comunque è un pigmento pressato, quindi ci sono questi micro glitterini. Mi piacciono molto i due chrome, sia questo, che è un marrone. Quindi è una palette in più rispetto a tutte le altre che uno generalmente possiede. Io la ricomprerei, la qualità è altissima e mi piace molto. Vabbè, di questo non parliamo, di tutte le altre cose di cui vi ho già parlato non vi riparlo perché sono un po' delle cose che già sapete. Andiamo proprio alle novità. Mascara di Milk, no, no. Allora, intanto la mia Italia pesa, è pesantissimo, questo pack è pesante. Io non so se il full size sia così pesante, però la mini Italia, non quella che trovate nei kit perché è un pack diverso, più leggero, ma proprio la mini Italia che comprate da sola è pesante, non ce la si può fare. E, il mascara ha questo applicatore, come vi facevo vedere prima, in setola. L'applicatore in setola non è fra i miei preferiti, ma questo allo stesso tempo è gestibile, nel senso che non è una setola che mi sporca tanto mentre vado ad applicare appunto il mascara, quindi che non mi sporca la rima ciliare. Però è un mascara che io non amo per effetto perché non è così ordinato, ma allo stesso tempo neanche così pieno e mi stampa, un mascara che mi stampa sotto il sopracciglio, ma mi stampa anche sotto, no. No. E poi prodotti labbra? Sì. Sì. Io uso solo questa combo. Diventerò noiosissima da qua a, boh, ad anni, perché poi lo sapete che io papà non mi fisso con un prodotto, cioè mi conoscete dai tempi di Lovejoy e prima ancora di Warm Soul, di MAC, io sapete che quando mi fisso con una cosa poi non me la tolgo più. E adesso sono fissata con questi due prodotti, quindi per me sì. Deep Cheat mi piacciono, ne ho due. E Pillow Talk, combo perfetta, ma questo io lo utilizzo anche da solo senza matita o viceversa, oppure una matita e poi magari un gloss. Quindi alla fine loro sono nella mia makeup bag e sono super promossi. Bene ragazze, spero che vi sia piaciuto vedere queste novità, se vi è piaciuto questo genere di video che non faccio tanto spesso, ma fatemi sapere. E vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.